can't do it. Makes us all the better, faster, stronger. That don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight. Buonasera e benvenuti a questa seconda puntata di Sport e Fascia. In che si un chioc con Gabriella e Alessandro, che due bitch che fa snowboard cross e che ne conterà la sua esperienza a che sport. Ciao, io sono Gabriella, vengo da Moena e da 17 anni. Insieme a mia squadra mi alleno in snowboard ormai da parecchi anni e si un chioc per contare la nostra passione. Ciao, io sono Alessandro, vengo da Canazei e da più o meno 6 anni ho cominciato a fare snowboard insieme comunque ai miei compagni, sono arrivato fin qui e spero di andare anche più avanti. Che nasce questa vostra passione per il snowcross? Dande tut, nostra squadra non fa snowboard cross, noi come un fare in c'è snowboard alpino, gigante, speciale. Però alla fine sia giochi il sia più forte, ne diventa un mingle match che schiona. La passione la vengo cansetta da picu e si mette la brea per la prima volta ai pies e subito se se rende conto di quella che sarà un'emozione che do ne accompagna per tutta la nostra vita, manco fino adesso. Lo snowboard cross ne piace, a manco di solito mi vado a class e piace di più perché è più emozionante dal fatto che se corre insieme e non da solo, e che è l'altra specialità. Inizialmente la mia passione era più che altro per il freestyle, perché comunque come tutti vedendo acrobazie in televisione mi sono appassionato, ho subito visto che era qualcosa di bello, comunque emozionante. E solo con il passare degli anni mi sono appassionato maggiormente allo snowboard cross e all'alpino. Anter le varie discipline, che differenze che le tipo anter freestyle, snow cross e... Allora, la differenza più evidente di zone è appunto che la che se va su decate non occupa del mondo de sie. Doder fat le rande qualifica. Per quanto riguarda invece lo snowboard alpino gigante e speciale, invece se fa in cel parallelo, quindi si ha sempre sacca i vesin. Freestyle invece tutto insiste in voto dei giudici, in cui dà un punteggio alla propria run, noi invece con un control temp e chi che è una pede. Secondo te è più sinistro il snowcross o il freestyle? A mio parere la disciplina più difficile è l'halfpipe, che fa parte del freestyle, però anche ogni specialità ha la sua difficoltà. Nell'alpino e nel border cross bisogna saper far girare la tavola, tenerla piatta. Invece nel freestyle secondo me bisogna più che altro fidarsi e provare e riprovare. E qual è la mondura che si dovrà a fare snowcross? Allora, di solito si mette delle protezioni che le potesse assumere a quelle del motocross, perché ha una protezione molto dappertutto, oltre al casco, ci mette i paradens, dopo le protezioni per le spalle, per la schiena e per il culo. Quindi alla fine sono su che sono belle che duce faccio su. Dosso ora ha un piede braio, di solito abbastanza stretto per non avere problemi di attriti, e il windstopper con sole pettorali. E con che l'hai formata una pista di snowcross? Le demo l'hai tutta dritta o le in gessauch? Ho una pista di snowboard cross, di solito non è molto pendente perché comunque partendo in 4-6 persone diventa abbastanza pericoloso, ed è formata da whoops, che sarebbero gobbe fatte artificiali, salti di diverse grandezze e paraboliche abbastanza
inclinate. E con questa disciplina siete impegnati per tutto l'anno? Di solito con gli allenamenti fuori per settembre in ghiacciaio, quindi con si fa delle belle trasferte, strozzi per tutto il Trentino. Dopo fuori per l'inverno invece può attaccare a allenare di modo esenere di solito perché non ha le strutture adatte. Border cross infatti ha la caratteristica che le bisogna di parecchia neif per ruare a costruire un percorso minimal decente. Perché cogno spesso aspettare stagione inoltrata e dopo in ant finché non si delega tutto, de oril di solito con Pasca, se non sulla stagione, e fin l'anno non metto più la brea. E quest'anno quella città la gara sede? Abbiamo iniziato, possiamo dire, abbastanza male per la poca neve che c'era inizialmente e dopo per la troppa neve perché hanno rinviato tutte le gare e cominciano a essere in questo periodo. Però per il momento le gare stanno andando abbastanza bene. Per mio conto sono soddisfatto. E vediamo campionati italiani o vince mondiali? Che stanno, duce dove sia Giochi Alessandro, siamo stati buoni di essere convocati per i campionati mondiali junior, che sarà De Oril a Chiesa Valmalenco e spero che sarete duce a ne guardare. Quali sono i vostri obiettivi per l'avvenire? Credo di parlare per tutti e due, però entrare in nazionale come primo obiettivo e poi magari Coppa del Mondo e Olimpiadi. Anche nel snowcross femminile e maschile delle differenze, le stesse regole o cambia? Il regolamento le balif, le strutture ence, e le sempre i beige che critica il fatto che in celebrezze le fast border cross perché i di sempre perché sono delle femmine che non conosce anima, nel caso che se guarda a Inch è buono. Criticano tutti perché spesso cadono da sole le donne, allora anche molti allenatori dicono che bisognerebbe togliere proprio la specialità, il genere femminile da questa specialità. Sì, non è vera, che pensa invece che non crodono da sole, ma invece se vai benissimo che siano sempre alla fine dei conci in grado di fare gli stessi salti che fa Switch, senza se lamentare perché non le segure in sport per femmine che a tema desirzu impresa o de sutar long. Le ischi pensa ad essere chissà chi, ma alla fine. Ma neanche per ragazzi che hanno paura. Esatto. Tu per esempio, tu sei a gare ser con gli uomini? Già un allenamento in verità mi alleni con i beach. Penso sia un'opportunità che mi dà la mia squadra che non l'hai da duce. Perché il fatto di far sport con i beach è sempre più sa che il porta a grandi miglioramenti. E infatti mi rende conto dal Pruman che sono dello Ski College di Pozza di Fassa che è dei miglioramenti e che con Ice appunto sono buona dell'urar miece diversi punti dei tracciati e in particolar modo chi lo che si attacca con l'urar south e strutture mingol più difficili. Appunto l'urar coi beach ti insegna molte robe e imparare da Ice imitandoli in certi movimenti te l'hai dar troppo. Quindi le batterie fondamentalmente in allenamento, canse e pelle le fai sempre coi beach. Hai che i post che ti piace di più a te gira a Gareser? Dei post che... Uno dei posti che mi è piaciuto di più è stato in Norvegia, il primo anno che ho cominciato a far gare fisse Coppa Europa, ma di solito mi piace sempre andare in Francia perché i tracciati sono belli, fatti bene, c'è tanta concorrenza. E a te invece? A me, che Alessandro fa le trasferte insieme, quindi più o manco i post le sempre chi ogni anno. Io non sono mai esitata nel nord Europa, sono sempre stata nelle zone che ho Italia, Austria, Francia e Romania per le Olimpiadi giovanili dell'anno passato. E sempre fa delle grandi esperienze in c'è fora, mi è sempre piaciuto essere contro atlete di tutto il mondo in c'è per poter risonare altre slingacce con le altre bezze. E Segur, io penso che la nostra Val sia uno dei posti più belli che si vuole fare snowboard, ski e qualsiasi sport. Inge, per questa puntata le dut, noi
Saludoni nes guest. E volessane già far firmare la nostra brea, desti che ormai fason sempre per se ricordare di voi. E saluto una mone sghecci e gli faccio una in bocca al lupo per i mondiali e spero che gli fai bene, che gli porti in alto l'onore di fascia. Ciao. 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 Can only make me stronger. I need you to hurry up, man, 'cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, 'cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night, man. That's how long I've been on ya. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight.